Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si trova la forma esplicita ed implicita di una retta. Dalla teoria sappiamo che una retta in forma esplicita si scrive così: y al primo membro uguale mx più q, dove m è il coefficiente angolare e q è l'intercetta, detta anche ordinata all'origine. Mentre la forma implicita è molto semplice, perché abbiamo tutti i termini al primo membro e 0 al secondo membro, quindi abbiamo qualcosa del tipo ax più by più c uguale a 0. Ma vediamo come sempre un esercizio pratico. Partiamo da questa retta. Come potete immaginare, questa retta è in forma implicita e nello specifico a vale 1, perché il coefficiente di x davanti è sottinteso, b vale 3 e c vale 9. Per trasformare una retta dalla forma implicita alla forma esplicita, il passaggio è molto semplice. Dobbiamo lasciare al primo membro il termine con la y e portare al secondo membro tutto il resto, cambiando di segno. Quindi questo portato di qua diventa meno x e questo portato di qua diventa meno 9. Dividiamo tutto per il coefficiente davanti alla y, quindi dividiamo tutto per 3, così facendo 3 e 3 se ne va, e quindi abbiamo y uguale meno un terzo x, meno 9 diviso 3 fa meno 3, e questa è la nostra retta in forma esplicita. Piccola parentesi, il coefficiente angolare m di questa retta è meno un terzo, e se ci fate caso coincide proprio a meno a fratto b, perché a da noi valeva 1 e b 3. Infatti esiste proprio questa relazione: il coefficiente angolare di una retta in forma esplicita m è uguale a il rapporto tra a e b cambiato di segno. Nel nostro caso infatti meno 1, cioè meno a, fratto 3, cioè b. Andiamo a vedere quest'altra retta. Questa, come potete immaginare, è una retta in forma esplicita, dove m vale 4 e q vale 1. Come facciamo a trasformare una retta dalla forma esplicita a una forma implicita? Molto semplice. Dobbiamo portare questo di qua, cambiando di segno, e poi uguagliamo a 0. Quindi 4x più 1 lo ricopio, e questo portato di qua diventa meno y. La scriviamo in forma ordinata, quindi prima il coefficiente con la x, poi quello con la y e poi il termine noto. Ed ecco qua, la retta in forma esplicita, che era questa, è diventata questa retta in forma implicita. Anche qui vale questa relazione, infatti il coefficiente angolare era 4, e qua, andando a calcolare il coefficiente angolare, dobbiamo fare meno a, cioè meno 4, fratto b, cioè meno 1, meno per meno più, e quindi il coefficiente angolare è 4. Per cui, che ho la retta in forma esplicita o che ho la retta in forma implicita, posso sempre andare a calcolare al volo il coefficiente angolare. È chiaro che nella retta in forma esplicita il coefficiente angolare è esplicito, cioè si vede chiaramente qual è, mentre qua dobbiamo calcolarlo con questo rapporto. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata!